Ho difeso l'ospedale civile di Agropoli dall'inizio della mia consiliatura, lo dice ai nostri microfoni il sindaco di Vallo della Lucania, Tony Aloia, riferendosi alla chiusura e alla situazione attuale del presidio ospedaliero agropolese. Dobbiamo lavorare insieme su questo problema. Il problema dell'ospedale di Agropoli, e lo devono capire un pochino tutti, non è un problema solo di Agropoli, è un problema dell'intero territorio, perché questo bacino d'utenza, che è vasto, in particolar modo durante l'estate, ha bisogno di un presidio sanitario, questo è fuori dubbio. Noi però dobbiamo imparare a lavorare insieme su questo problema, e purtroppo nel passato sono stati fatti errori proprio da questo punto di vista. Perché molto spesso, ingiustificatamente e ingiustamente, si è detto che Valle era contraria all'apertura di Agropoli, ma assolutamente non è vero. Ditemi una mia dichiarazione ostile nei confronti dell'ospedale di Agropoli. Ho proposto recentemente il collegamento telematico tra l'ospedale di Agropoli e l'unità operativa del San Luca per la refertazione dell'ECG dei pazienti che giungono al PSAUT dell'ospedale civile agropolese. Recentemente ho proposto almeno il collegamento telematico tra l'ospedale di Agropoli e l'unità operativa UTIC di Vallo per quanto riguarda la refertazione dell'ECG, per cui il paziente che viene qua a fare l'elettrocardiogramma in pronto soccorso, quell'elettrocardiogramma viene direttamente inviato telematicamente alla nostra unità operativa per leggere. È una goccia, non è niente, è insignificante rispetto all'oceano dei problemi che ci sono per quanto riguarda l'ospedale di Agropoli. Inoltre, il primo cittadino Aloia ha dichiarato di aver proposto agli altri amministratori del territorio cilentano di costruire gli ospedali riuniti del Cilento, in cui orbiteranno intorno all'ospedale di Vallo, che è un DEA di primo livello, tutti i presidi satelliti come Agropoli, Sapri e Roccadaspide. È una delle soluzioni, a mio avviso, è quello di costituire finalmente, ed è una proposta che io ho presentato più volte, l'ospedale Riuniti del Cilento, in cui mettiamo intorno all'ospedale di Vallo, che è un centro DEA, voi lo sapete, tutti gli ospedali satelliti che sono nel Cilento. Parlo dell'ospedale di Sapri, come di quello di Agropoli, piuttosto che quello di Roccadaspine. Se facciamo questo tipo di operazione, probabilmente riusciremo ad uscire da questa situazione che realmente è grave, perché è grave, e daremo una risposta adeguata alla domanda di sanità che viene dal territorio di Agropoli. Però deve essere abbandonato questo pregiudizio che c'è. Vallo non è contrario all'apertura di Agropoli, anzi, ha tutto l'interesse che Agropoli sia aperto, visto che deve essere collegato strutturalmente con l'ospedale di Vallo. Dall'ultima visita del governatore De Luca, però, se lei ricorderà, rivolgendosi al sindaco di Capaccio, disse che Agropoli aveva avuto già tutto. Però voglio precisare una cosa: De Luca, allora, quando ha fatto l'intervento, io ero presente, si riferiva a un problema di strutture. Noi stavamo parlando delle strutture scolastiche. Lui più volte ha parlato con me, De Luca, di una situazione che bisogna organizzare da un punto di vista sanitario su questo territorio. È vero, gli ospedali sono in affanno, ma non sono in affanno perché è aumentata l'affluenza delle persone, anzi, non solo per questo, c'è il problema del Covid, ma innanzitutto sono in affanno perché manca il personale, innanzitutto medico. Oggi abbiamo difficoltà a reperire medici. Per cui questa è una situazione che diventa realmente problematica in un prossimo futuro se non si pone una soluzione a questo, che è un problema realmente importante, che poi ha origine molto profonde e radicali nel tempo, perché guardate, medici del territorio ce ne sono ben pochi. Quei pochi che ci sono scappano e restano dove hanno fatto l'università e non preferiscono ritornare, e poi non riusciamo ad avere un gruppo di medici, non solo locali, ma un gruppo di medici che vuole investire su questo territorio. È chiaro che se mettiamo insieme tutte le nostre povertà probabilmente diventano ricchezza, anzi sicuramente diventeranno ricchezza, però parte tutto dalla politica. Io adesso finisco di fare il sindaco, non finirò il mio impegno sociale e politico su questo territorio. Questa è una battaglia che vorrò portare avanti. Ripeto, nessuno me l'aveva chiesto, questo l'ho fatto perché penso che della connessione telematica del pronto soccorso con la nostra unità operativa, perché penso che sia necessaria questa cosa qua per il bene delle persone che sono qua.
Guardate, qua dobbiamo capire tutti quanti che siamo sulla stessa barca, tutti quanti. Allora, voi ad Agropoli fate il turismo, noi possiamo fare i servizi e qualificare i servizi, un altro territorio farà qualche altra cosa, non so, ce lo inventiamo, però dobbiamo camminare insieme. Se ognuno di noi vuole fare l'individualista, certamente non troveremo risposta a questo problema. E oggi il problema dell'ospedale di Agropoli, consentitemi, è proprio nato proprio da questo. Non è colpa della politica, non sto dicendo la politica, delle persone che marina anche cattiva e maligna, e non è la politica, hanno diffuso voce non giuste, ingiustificate, ripeto, che Vallo era contrario all'apertura di Agropoli. Assolutamente, vedete un atto in cui il Comune di Vallo ha espresso anche informalmente o formalmente un'avversità nei confronti di Agropoli, nel modo più assoluto. Quindi... Lei parlava di assunzioni di medici, tanti medici però sono venuti ad Agropoli e sono anche venuti presso la struttura di Vallo, ma sono andati via, perché? Perché oggi, guardate, il mercato della sanità, dico tra virgolette, è cambiato. Io quando sono diventato medico, se mi offrivano il posto a tempo indeterminato a Napoli, vi devo dire che è più lontano possibile, in una zona anche caotica, ci sarei andato felicissimo. Oggi i medici, consta nell'esperienza mia personale, io adesso, ripeto, sto facendo il responsabile dell'unità operativa a Vallo, ho avuto un cambio, un turnover veloce dei medici, anche giovani, che si sono dimessi da incarichi a tempo indeterminato per andare a vincere un concorso altrove, per cui è cambiato proprio il sistema oggi. Certamente questo è dovuto al fatto che noi siamo comunque in zona periferica, è chiaro che un ragazzo che sta a Salerno, a Napoli, preferisce restare a Salerno, a Napoli, che è di quel territorio. Noi abbiamo bisogno di medici innanzitutto del posto, e che amino questo territorio, e questo non è semplice averlo nell'immediato. Però guardate, il fatto di fuggire non è che fuggono perché non gli piace il territorio o gli ospedali. Io nell'esperienza mia personale ho avuto delle persone, delle validissime colleghe che sono andate via piangendo perché si trovavano benissimo dove erano, però giustamente erano di Salerno e andavano dove era la famiglia, è normale, umanamente comprensibile, per cui il problema è molto ma molto più strutturale. È chiaro che questo impone anche un'organizzazione diversa dei nostri presidi sanitari, che è facilitato anche dall'avere un'unica direzione sanitaria, questo è importante. Non mi ha risposto però sulla direzione sanitaria per quanto riguarda eventualmente un probabile potenziamento che potrebbe avere la struttura di Agropoli. Guardi, se gli ospedali devono camminare insieme è opportuno avere un'unica direzione sanitaria. Il problema si pone in maniera diversa, bisogna vedere qual è la funzione di questo ospedale e quale deve essere in futuro. Io, quando ho iniziato la consigliatura, ho insistito a dire costantemente alla popolazione agropolese che era fondamentale che questo diventasse un polo oncologico di riferimento. Questo ci è stato scippato ed è stata una grossa ingiustizia perpetrata non in confronti di Agropoli, ma nei confronti del Cilento. Tenete conto che avere una struttura polo oncologico, immaginate tutto l'indotto che si crea, è un esempio per tutti, Rio Nero, in Vulture, è una struttura oncologica di riferimento, ma vedete come è cresciuta tutto quello che è intorno a quel territorio, proprio perché c'è una migrazione di pazienti verso quella struttura sanitaria. Questo poteva essere Agropoli, a mio avviso, e tra l'altro questo avrebbe impedito la chiusura dell'ospedale, perché oggi l'oncologia non la fai senza il cardiologo, senza il chirurgo, senza un laboratorio analisi, senza una radiologia. Avresti tenuto aperto l'ospedale. Probabilmente questa mia proposta, che ho sostenuto in lungo e in largo, non ha trovato il consenso giusto e valido, e purtroppo oggi ci troviamo in questa situazione qua.